Allora, benvenuti qui sul canale Expedition Viaggio nella scrittura del tempo. Questa sera parliamo di un tema importante che coinvolge in realtà tantissimi ambiti e tantissimi settori e che vede contrapposti due schieramenti distinti. Da una parte gli scientisti, i paladini del metodo scientifico, e dall'altra parte la ricerca indipendente. Questa sera ne parliamo con uno studioso, un ricercatore, uno storico di sangredeamerica.org che da 30 anni viaggia nelle comunità indigene, Anthony Carval, che è qui con noi, e anche con uno speciale intervento del professor Corrado Malanga, che dopo sentiremo. Allora, Anthony, benvenuto innanzitutto. Grazie dell'invito. Allora, volevo premettere una cosa. In Italia, no? In Italia, ma ovviamente succede un po' da tutte le parti, diciamo un po' in tutto il mondo, ma in Italia, diciamo, assistiamo a una parte di informazione che passa attraverso i media mainstream, che è sostenuta da giornalisti, da opinionisti, che passano però come fossero dei veri scienziati, no? Un esempio può essere, non so, il figlio di Piero Angela, oppure come alcuni YouTuber che sono seguiti in rete, come ad esempio Massimo Polidoro, e che cercano, diciamo, in qualche modo o in tutti i modi di sfatare ogni argomento che riguarda il mistero, il paranormale, i reperti archeologici. Tutto questo, no? Al fine quasi di ridicolizzare, di sfatare qualsiasi notizia e in qualche modo di relegarla sempre in questo grande calderone delle notizie fake, no? Ad esempio, Anthony, volevo ricordarti quando abbiamo fatto la puntata Archeologia Proibita, proprio sui reperti di Frate Crespi, no? Subito poco dopo, Polidoro ha rifatto la stessa puntata, reinterpretandola, utilizzando le stesse immagini, però ovviamente ne ha dato una versione assolutamente cinica, si può dire, fornendo una versione quasi da ridicolizzare tutto quello che è stato detto, e proprio perché tutto deve sempre confluire in questo fake, no? In queste notizie fake. Ti ricordi, no? Cosa ne pensi di quello che è accaduto? Bene, devo dirti che ha una importanza relativa, perché in realtà bisogna pensare che noi viviamo in un sistema di controllo aberrante e compulsivo, a cui non interessa darci o offrirsi una conoscenza superiore. Pertanto, questo perché non vogliono esseri umani ragionando per il bene di tutti. Devo dire che molte di queste persone non sono mai stati sui luoghi, parlano di un salotto di casa, pertanto in maniera immaginaria. È quasi impossibile trovare giornalisti, scienziati o rappresentanti delle autorità parlando di questi temi in maniera seria. Quindi, in realtà, questi giornalisti fanno una scelta di argomenti che trovano interessanti, pescandolo nella rete, cercano quello che interessa alle persone, quello di misterioso che richiama l'attenzione. Per cui, si sforzano anche da tanto tempo, da anni, in coprire, negare accadimenti, siti, reperti che fanno parte della storia. Dobbiamo quindi, noi, insomma, dobbiamo comprendere che questi signori sono gente che riproduce, no? Che diffonde le verità imposte. Controllori globali che seguono ad occhi chiusi, il pericoloso culto del metodo scientifico, a volte utile, a volte no, perché spesso è manipolato dagli interessi economici. Quindi in realtà non ha tanta importanza a questo punto, perché nel mondo della rete
La gente si lancia nella disperata ricerca di argomenti. Giornalisti, medici, artisti, ricercatori al servizio di qualcuno di potente. Gente che continuamente lancia accuse, affermazioni, diffamazioni di qualsiasi argomento che può stimolare le persone a pensare, a ricercare, a capire quello che sta accadendo. Quindi, negli ultimi tempi, in questi anni, abbiamo comunque assistito a questa situazione. Non ci può certamente sorprendere, no? I media abbiamo dato il peggio. Abbiamo potuto vedere che si tratta di Certo, un movimento planetario. certo, Non è certo. solo un localista o di un luogo, di un paese, è un movimento planetario. No, hai ragione, E, certamente. e, che è ben organizzato, tra l'altro. E che è subordinato ad ogni tipo di informazione manipolatoria, repressiva o schiavista che viene spacciata come bene sociale al favore della gente. Sì. E si parla di archeologia, di medicina, tecnologia, però che viene sempre controllata da gruppi di potere. Quindi penso che sono gente che ci nega la possibilità di conoscere la vera storia dell'umanità su diversi fronti. Sì. Questo è quello che sta accadendo. Sono gente che non vuole che noi sappiamo, cioè, farci sapere niente, sennò sono loro i maestri e appartiene a loro la verità. Per cui non credo che sia poi da perdere troppo tempo a cercare di spiegare questo, no, che fanno, perché sappiamo che comunque la verità sta emergendo. Questo sta accadendo. Ogni volta la gente si sta interessando sempre di più, per cui non credo che noi possiamo continuare a preoccuparci più di un tanto. Certamente. Senti, proprio a questo proposito, scientisti, appunto, paladini del metodo scientifico contro la ricerca indipendente, sentiamo un attimo cosa ne pensa il professor Corrado Malanga. Sentiamo. Allora, salve professor Malanga, salve. Le volevo fare una domanda proprio diretta. Dunque, parliamo ovviamente in questa puntata di scientisti contro quello che è la ricerca indipendente. Ma secondo lei chi sono questi scientisti? Sono veri scienziati o sono giornalisti, opinionisti, gente che comunque si vanta di seguire un metodo scientifico quando in realtà, cioè, non hanno una vera conoscenza, ma sembra che siano lì proprio per ridicolizzare, sminuire, trattare con sufficienza tutto il lavoro di persone, di ricercatori. Chiamiamoli ricerca indipendente, ma che comunque si muovono da una vita verso certi studi, certi settori. Le lascio la parola. Sì, grazie. Quello che io vedo è quasi dal mio osservatorio, che è molto distante da tutte le posizioni che vengono in qualche modo recitate oggi, è che c'è un gruppo di persone che pensa che questi pseudoscientisti denigratori di quelle che potrebbero essere nuove ipotesi di lavoro scientifico, questi scientisti sono, che ne so, pagati dal governo occulto per nascondere la verità. Altri pensano che siano semplicemente delle persone poco dotate da un punto di vista di intelligenza e che quindi dicano delle castronerie. Altri ancora che questi in qualche modo si vogliono far vedere per so, il numero dei followers, ci sono tutte queste ipotesi di lavoro. Io credo che non si arriverà mai a una conclusione del discorso se non si fa un approccio un po' diverso. Cioè, vorrei provare a fare un approccio psicoanalitico. Io mi sono trovato a vedere, ovviamente, come spettatore, un sacco di persone che, per esempio, utilizzano YouTube, ma non solo, anche il mainstream, per denigrare sostanzialmente quelle che potrebbero essere delle aperture scientifiche verso delle nuove ipotesi teoriche molto interessanti. E
Questi personaggi, però, sembrano veramente privi d'autore, cioè alla ricerca. Sono personaggi alla ricerca di un autore che in qualche modo li manipoli, li muova come delle marionette, e questi personaggi non si rendono neanche conto, perché è un problema di consapevolezza, di essere manipolati da qualcos'altro. Sono di solito persone che hanno avuto dei padri molto ingombranti come personaggi e che ovviamente da un punto di vista psicoanalitico tendono a ricopiare nella loro vita pur rigettandoli in una prima parte della loro esistenza. Il figlio che ha un padre padrone, in qualche modo, tende sempre a dire che il padre padrone è cattivo, ma in fondo, senza accorgersene, lo replica. In questo contesto, questi personaggi cercano di avere quel ruolo che aveva probabilmente il genitore, ma non avendone le capacità, credendo anche inconsapevolmente di non esserne all'altezza, tendono in qualche modo a fare quello che nessuno ha fatto. Si potrebbe fare due cose a quel punto: scoprire anche noi delle cose importanti, lavorare nella scienza, oppure, molto più semplicemente, siccome noi non ci rendiamo conto di non essere in grado di fare questo, demolire delle cose, delle strutture mentali, delle teorie che già ci sono, già pronte, già cotte, già fatte. È molto più facile, da un punto di vista psicanalitico, distruggere quello che qualcuno ha fatto che non creare qualcosa di nuovo. Nel fare questo, ecco che ci troviamo di fronte oggi a quel particolare aspetto sociologico che è su YouTube, il gruppo, la creazione dei canali di divulgazione scientifica. Ogni tanto, quando guardo alcuni di questi canali di divulgazione scientifica, sento sparare delle cazzate abominevoli facendole passare per scienza. 3 giorni fa, per esempio, una signorina tutta sorridente che zampettava su una spiaggia parlava del sole e diceva: il sole di che colore è? Il sole, voi credete che sia giallo, ma il sole non è giallo. Il sole sembra giallo perché passa attraverso l'atmosfera. Il sole è bianco. Ecco, è una puttanata, perché il sole non è bianco, ma è verde. Il verde passa attraverso il blu e diventa giallo. Il fatto che sembri bianco è determinato da un problema di energia. Cioè, il verde che si vede nello spazio, oltre l'atmosfera, è talmente elevato, di energia, che questo verde è talmente potente che, va in saturazione il segnale dell'occhio e ti sembra bianco. Ecco. Una banalità, un esempio, potrei citare ovviamente questi stessi personaggi cosa dicono? Parlare di UFO non serve a niente perché gli UFO non ci sono. Non ci sono per quale motivo? Perché la velocità della luce è molto limitata, nessuno può venire su questo pianeta e così via. Oppure dire che la storia è completamente diversa, no, questo è solo complottismo. Ecco, sono persone che non vanno a studiare, non vanno a leggere, non si rendono conto neanche che ci sono dei lavori scientifici già pubblicati. Per esempio, me ne ricordo di uno il quale ho scoperto per caso parlava di me e diceva che io sparavo una marea di stupidaggini. E una delle stupidaggini più grandi era il fatto che io dicevo, sostenevo, che la forza di gravità non esiste. E ci faceva una bella risata sopra. Ecco, mi dispiace dire alla gente che la forza di gravità non esiste, ma non l'ho detto io, l'ha detto un signore che si chiama Einstein prima di me. Allora, questa gente che si spaccia per divulgatori scientifici, sarebbe meglio che prima si andasse un pochino a studiare le cose. E allora, che differenza c'è tra un divulgatore scientifico e uno scienziato? È la stessa differenza che c'è tra un prete e un sacrestano, tra un chimico e un alchimista, cioè tra un oroscoparo e un fisico che studia l'atmosfera del sole. Cioè, bisogna tenere presente il fatto che questi personaggi, quindi, sono in cerca di autore, sono in cerca di qualcuno
che facendosi in qualche modo loro facendosi vedere in quel modo è come se ammiccassero al potere della storia, al potere della religione, al potere della politica, dicendo io sono qua, sto dicendo le cose che voi volete che io dica, perché non mi prendete tra le vostre braccia e voi diventate veramente i burattinai di noi che siamo i burattini pronti a recitare questo ruolo. Ecco, queste persone non hanno consapevolezza di sé, non sanno in realtà, non hanno capito di essere già burattinati. Non l'hanno capito, non l'hanno compreso, ma è un problema di consapevolezza. Sempre. Per esempio, lo stesso poverino, lo stesso Polidoro, quando un giorno disse che io e Filippo Biondi avevamo pubblicato un lavoro scientifico sulla piramide di Cheope con la tecnica del radar ad apertura sintetica, e lui ovviamente scoprendo una marea di cose che non avrebbero dovuto essere mai scoperte, perché la religione va a puttane se noi facciamo vedere quello che abbiamo scoperto nella piramide, ecco che dice, ma Malanga ha pubblicato su una rivista predatoria, su una rivista che non vale nulla, ha poco di scientifico e che anzi si paga per l'editore per poter pubblicare su quella rivista. Io che cosa ho fatto? Siccome sono uno scientista, o forse anche uno scienziato, ma questo lo devono dire gli altri, ho scritto all'editore. Abbiamo scritto all'editore e gli abbiamo detto guardate che c'è questo signore che sul suo canale sta dicendo questo, sta infamando la rivista scientifica su cui noi abbiamo poggiato il nostro contributo. L'editore ci ha risposto e ci ha detto sì, abbiamo visto questo che ci avete segnalato, è un signore che da un punto di vista scientifico non è nessuno, ha un canale che non parla di scienza sostanzialmente, non ha le competenze per dire quello che dice, quindi noi di solito quando starnutisce una pulce non la caghiamo nemmeno. Questa è stata la risposta scientifica che la scienza ha dato a Polidoro. Chiaramente ognuno c'ha il maestro che si merita. Io dico sempre non ci sono maestri, però è chiaro che ognuno trova sulla sua strada il medico, sceglie il medico sulla base del fatto che il medico gli dirà quello che il paziente vuole sentirsi dire. Così ci saranno persone che, nonostante che tu gli dica guarda, evita da un punto di vista scientifico di farti la punturina perché sennò poi ti trovi male, ecco queste persone che non credono in quello che te stai dicendo, nonostante che la scienza è quella, vanno sul canale di Polidoro dove sono tutti punturati. Ma ognuno c'ha quello che si merita. Quindi da questo punto di vista, sì. Polidoro come qualcun altro, non sono cattivi, non sono dei cospiratori come può pensare qualcuno, sono semplicemente dei personaggi in cerca d'autore. Ecco, diciamo, quindi sì, è differente, ecco, perché, non so, perché uno gli può attribuire magari molta più importanza di quello che hanno, ecco. Assolutamente, assolutamente. E invece magari il personaggio in cerca d'autore è semplicemente il personaggio in cerca d'autore, per carità. Ce n'è. Da questo punto di vista, incarognirsi, come fanno molti, anche giustamente, per difendere le proprie idee, contro questi personaggi e continuamente sottolineare il loro basso livello culturale o la loro incapacità di osservare la mappa del territorio, che è la realtà, è solo un problema di coscienza, di consapevolezza, no? Ci sono le persone che non capiscono, perché mica che sono tutti cattivi gli stupidi, ci sono anche stupidi e basta, ma lo dico nel senso buono della parola, senza offendere nessuno, è una caratteristica, no? Sì. Ecco, in questo contesto è inutile incarognirsi contro persone che non hanno i prerequisiti per comprendere come si descrive la realtà. È una loro limitazione, che credo non si possa neanche in qualche modo rimediare, perché i neuroni sono quelli che sono.
Mi ricordo però, professor Malanga, che appena lei è stato attaccato, perché è stato attaccato dal personaggio Polidoro, ovviamente anche lei ha avuto una reazione, ovviamente, non so se ce lo siamo ricordato tutti, cioè. Sì, no, ma quello dipende da un altro problema. Non è, io non voglio andare, infatti, io Sì. no, non ho contro questo signore niente da spartire, veramente. Il mio problema è un altro, è quello di dire, una volta te lo devo dire, guarda che questo signore dice delle cose che non sono esatte, una volta te lo dico e te lo dico con una potenza di fuoco 10 volte di più di quella che lui mi ha sparato, così la prossima volta ci ripensa a fare un'operazione del genere, perché la prossima volta gli sparerò 100 volte di più la mia reazione. Infatti, eccoci. Bene, cioè molto chiaro come sempre, professor Malanga, nell'esposizione. Senti, Anthony, volevo un attimino proseguire e Mi anche senti? Mi fare. senti, vero? Sì, ti Mi sento, si sento sente benissimo. bene perché io Sì, devo sì. sentire con la cuffia per poter. Sì. Ti sento, ti sento. Allora, volevo fare un po' una riflessione con te, no? Visto che ultimamente stiamo un po' assistendo a quello che è un cambio di paradigma, no? Un po' ci sono istituzioni, scienziati, indipendenti anche, che si stanno esponendo sempre di più pubblicamente, come ad esempio, vabbè, il 27 luglio abbiamo visto al congresso degli Stati Uniti, no? Dove si è parlato di UFO, diciamo, in qualche modo, e che il governo americano in qualche modo lo confermerebbe, oppure l'ultimo caso appunto della presentazione delle mummie in Messico. Diciamo che sempre di più c'è un'esposizione pubblica, istituzionale, di una certa realtà, insomma, dobbiamo fare i conti con una certa realtà. Ecco, tu che, Anthony, conosci quei luoghi perché sei stato, perché sei vissuto, hai toccato con mano i reperti, come ad esempio le pietre di Ica in Perù, i reperti di Acambaro in Messico, quelli di Ouelos, no? Cioè, cosa puoi dire riguardo a questo? Cioè, questi reperti, secondo, vabbè, Polidoro ovviamente, sono cianfrusaglia veramente fake, costruita, come dice lui, dagli artigiani del posto e venduti ai turisti? Ma veramente possiamo pensare a una cosa di questo genere? Tu che sei stato e che hai vissuto e che hai toccato con mano. Beh, possiamo iniziare dall'ultimo argomento che abbiamo parlato la volta precedente, Sì. che è le mummie apparse nel deserto di Nazca. Tasca, sì. Credo che possiamo mandare in fondo, finalmente, qual è stata la diagnosi dei scienziati che in un ospedale militare del Messico hanno potuto fare una tomografia computerizzata, placche del raggi X semplice, una fluoroscopia, qualcosa del genere, fatta da medici specialisti. Certo. Ma andiamo quindi in fondo le immagini, per cui la gente ha chiesto per tanto tempo qual era la prova concreta, no? Come se poteva poter verificare, no? Dove erano pubblicate questi test scientifici. Erano già, ci avevo anche detto, erano lì, solamente che queste immagini che stiamo vedendo di fondo non sono state pubblicizzate. Certo. Tanto è che il medico che compare qui è stato minacciato per farlo ritrattare di questo che avevano fatto. E parliamo di un ospedale, di un laboratorio, di un ospedale militare, quindi il governo. La Infatti. diagnosi è stata fatta e quindi erano veri. El primer estudio que se hizo fue una tomografía computarizada. El segundo estudio que se hizo fueron placas de rayos X simple. Y el tercero fue un estudio de fluoroscopía. Coincidimos en que el cráneo sí coincide en su unión y en su estructura de continuidad con el cuello y que no se observa ninguna especie de armado o de manipulación del cráneo, como lo han dicho. Se trató de ver la estructura, el esqueleto de estos cuerpos
y se logró determinar que sí pertenece a un esqueleto único, no armado, de una sola pieza íntegra. Queste immagini non si vedono, per cui non credo che poi sia così importante continuare a mostrare o a dimostrare ai miscredenti o ai negazionisti o agli esorcisti dell'insolito qual è la posizione riguardo alla veracità o alla realtà di tanti reperti, perché comunque non c'è ancora una forza certo. Mediatica che riesca a sovrappassare, no? Sì. Le fake news che fa il sistema mainstream, che sono loro quelli che le costruiscono in realtà e fanno credere quello che vogliono. Ma scusa, Anthony, tornando al discorso della collezione di Frate Crespi, no? Se fosse veramente cianfrusaglia, no? Fake, come dice Polidoro, insomma, come mai oggi si trova in uno spazio riservato appunto della Banca Nazionale dell'Ecuador? Cioè, chiaro, mi sembra assurdo. Beh, principalmente poi bisogna tornare un po' indietro e dire che la collezione del frate Crespi nel suo museo era diventato nella epoca il più importante museo dell'epoca. Non era una stanzetta agglomerata, come è stato detto. Si vede che non lo sanno, però in realtà questa collezione era estremamente importante. Juan Morris, che viene nominato costantemente come quello che se ne è approfittato di tutta questa situazione, non era un idiota, era una brava persona onesta, un archeologo che fece la prima spedizione partita dal Guayaquil nel 1968 direttamente alla caverna dei Taios, quindi sì, arrivando a Butianza, attraversando il fiume fino ad arrivare alla comunità indigene degli indigeni. Un signore chiamato Gastón Fernández, no? Che viene nominato ma non si dice esattamente chi era questo signore, fece le prime fotografie di quel mondo sotterraneo, sì, nella caverna dei Taios, sì, dove si vedevano dei dolmen, una specie di grandi strutture, di porte che esistevano lì giù. E erano dei corridoi, delle caverne immense. Questo signore si presentò in un programma molto famoso di Guayaquil, un programma televisivo, dove è stato visto da un giornalista tedesco, che era il reporter del giornale Der Spiegel. Okay? Questo giornalista immediatamente ha contattato a Erin von Däniken. È stato lui a portarlo in Ecuador. Sì. Erin von Däniken capì immediatamente di cosa si trattava e si messe d'accordo con Gastón Fernández, il quale gli chiese una grande quantità di soldi per l'epoca, $100,000, che von Däniken sborsò immediatamente dopo di aver ascoltato anche il racconto di Juan Morris, che era un archeologo, non era un stupido neanche lui. Certo. Però il signore ungaro di Ungheria, che conosceva delle storie ancestrali, di archeologia ancestrale che esisteva nella sua nazione. Tanto è che adesso c'è addirittura una commemorazione ogni anno che lo portano scienziati e fanno delle conferenze. Ok? In Ungheria, non è una stupidata. Per cui questo è stato parte di quello che è accaduto in quella zona, di cui non se ne parla, se spazia come cianfrusaglia, eccetera. Sì, sì. Quindi quel prezioso materiale fotografico lo utilizzò von Däniken nel suo libro L'oro dei dei, che fu un best seller che raggiunse 26 milioni di copie vendute in 7 lingue inizialmente. Certo. Sì. Il resto della storia è stata giustamente frutto della storia di Juan Morris, ok? Che ovviamente in maniera, io direi in maniera quasi ingenua, no? Parlò con Däniken
Il fondo Anika infrecce tutti questi soldi e niente, è sparito. Ok? Questo è parte della storia reale. Pertanto, se non si approfondisce la cronologia degli eventi, non si può capire. E queste Infatti, cose non lo dicono gli esorcisti dell'insolito. esorcista dell'insolito, abbiamo Ovviamente, in capito quel chi è periodo, negli l'esorcista anni 60 dell'insolito. 70, Sì. ripeto, era una visita obbligata. Sì. Il suo museo. Il padre Crespi era una persona disinteressata, che era lì per un lavoro sociale. E anche lui viene preso in mira e viene maltrattato in questi programmi che lo parlano veramente. Il padre Crespi, qualsiasi. Il padre Crespi aveva conoscenza di che cos'è archeologia, e capiva molto bene. Era appassionato di botanica e quindi capiva molto bene che cosa si trovava in quella zona. Quel mondo sotterraneo. Veramente fu scalato da Juan Morris arrivando a 50 metri di profondità e sapendo e anche registrando cose che si trovavano lì giù. Per cui non è un'invenzione, secondo me è veramente guarda, trovarono una porta come quella di Tiahuanaco, un tremendo ingresso con blocchi levigati, ordinati come Tiahuanaco, come Machu Picchu. Certo. Cioè, proprio messi con una precisione matematica, e sono lì giù. Quindi non era qualcosa di naturale come hanno poi concluso. Ovviamente era una scoperta a grande scala di una cosa misteriosa. Cioè, quindi non è niente, cioè, non è neanche simile a quello che se ne parla delle momie del Perù, è una cosa molto più grande. Certo, che come al Quindi, solito viene vista invece dall'esorcista, dall'insolito, come una struttura assolutamente struttura. naturale. L'importante è perché lì si parla del mondo prediluviano e continuano Infatti. su questo perché gli studi stanno avanzando, le scoperte stanno avanzando. Gobekli Tepe la davano come una cosa che poteva avere sì e no 500, 1000 anni. Caral in Perù, la stessa cosa. Gunung Padang in Indonesia, la stessa cosa. Questi siti archeologici sono stati in tutti e Sì. tre. E quello che c'è, le datazioni di cui si sta parlando, in questo momento stanno parlando di oltre 10-11 mila anni, oltre 5 mila anni di storie, di strutture che restano veramente la gente meravigliata di quello che si sta trovando e che si continua a trovare, però ovviamente questa informazione va molto lenta perché accettare, cioè la comunità scientifica, in Sì, questo senso, prima era la Chiesa, no? La Santa Inquisizione, adesso la possiamo chiamare la Santa Scienza e la hai Santa Scienza ragione. non vuole nessun Hai ragione. aggiornamento. Perché non voglio scomodare tutto quello che hanno fatto credere fino adesso. Certo. Ma senti, è una curiosità, ma allora esiste un guru, no? Per questi negazionisti che considerano, diciamo, un po' il padre, no? Colui che è in grado di svelare tutti i misteri. Chi è James Randi? Che è il guru, il mentore dell'esorcista dell'insolito, di Polidoro. Devo rifare questa domanda, ti dico perché. Chi è? Fa pausa. Dovevamo parlare, siamo ancora a poco tempo e dovevamo parlare di Ica. Ah, scusami. Ok. Scusate, sei saltato le domande, Sì, scusami perché mi saltato. avevi fatto altre domande che io ce l'ho. Una Ok. era perché la banca, dovevo ancora rispondere alla banca Allora, la e banca, poi l'altra abbiamo cosa era Taios, la caverna che l'hai sviscerata, poi i sì, reperti di Ica. la banca. Cioè, potresti, scusa, rientrare Sì. spiegando la questione della domanda, quella che mi avevi fatto iniziando. Quindi, perché sono finito in una banca? Perché non l'ho risposto. Ah sì, Dopo, mi fai parlare un pochino di Ica, ok, di accanto. a Cambaro, Ok. Ica Cambaro. E poi sì, passiamo alla risposta di chi è questo signore.